senatore Lucio Romano la sua opinione sulla correttezza del titolo del disegno di legge, disposizione piuttosto che dichiarazione. Grazie. Prima di tutto grazie. Grazie dell'invito che mi hai posto, ragione anche a, posso dire, antica frequentazione come ex presidente di Scienza e Vita, sia nei nostri incontri romani che in altre parti d'Italia. Saluto evidentemente il vicepresidente del Senato, l'amico Gambino, che sono anche voi, e credo di affrontare questo tema, e lo sottopongo alla vostra attenzione, prima della domanda, in una maniera un po' altra. Sarei tentato di sottoporre a voi una sorta di prescrizione, una sorta di ricetta, ciò che è giusto e ciò che non è giusto, ciò che è bene e ciò che non lo è. Ma credo che farei un'azione impropria, perché preferirei con voi portare avanti una argomentazione secondo ragione e che evidentemente affronta immediatamente il quesito che ci è stato posto e che in gran parte già è stato trattato negli interventi che mi hanno preceduto. Però io vorrei fare una riflessione con voi anche a livello esegetico di determinati testi e soprattutto interpretativo sotto il profilo lessicale. Voi vedete che nell'ambito del legiferare non solo, ma nel nostro interlocutore quotidiano usiamo dei termini, una semantica che riteniamo che sia quasi caratterizzata da sinonimie, vale a dire che usiamo frequentemente il testamento e il testamento biologico come se siano disposizioni, come se siano dichiarazioni, come che sia l'individuo o altro. Sono cose completamente diverse. E anche a livello comunicativo serve semplificare, ma si fa un torto a quella che è la profonda argomentazione che sottende le parole che vengono usate e che ancor più nell'ambito bioetico hanno un loro peso, perché altrimenti noi rischieremmo di fare come quella nave che vuole affrontare il mare aperto, che ci siano o non ci siano marosi, ma non sapendo a quale porto approdare, rischia di approdare al porto sbagliato. Quindi io credo che questo sia anche metodologicamente il punto di riferimento, fermo restando che nella dialettica politica molte volte si usano dei termini che sono suggestivi, sono emotivi, posso dire, sono anche a volte ideologizzati. E quindi evidentemente si richiede da parte di tutti quanti noi, soprattutto noi legislatori, come dire, un surplus e un'integrazione di argomentazioni, perché altrimenti se non abbiamo dei riferimenti ben precisi sotto il profilo semantico, antropologico, valoriale, di principi, noi possiamo dire tutto e il contrario di tutto a livello suggestivo, a livello emotivo, a livello empatico, ma non ragioniamo e quindi non arriviamo secondo ragione a dar luogo a delle risultanze. Quando si parla di disposizione e dichiarazione, devo dire che ho avuto il piacere che Avvenire accolga una mia riflessione a maggio, in tempi non sospetti rispetto al Senato, pubblicò l'Avvenire un mio editoriale proprio sulla riflessione e sulla distinzione tra dichiarazione e disposizione. Ma io vorrei fare con voi questo percorso partendo dal testo e partendo da quello che è il fondamento di quella che viene chiamata relazione assistenziale, che io ancora di più vorrei, non dico stressare, ma sottoporre alla vostra attenzione, io non la chiamo una relazione assistenziale, ma una relazione di cura in una alleanza di cura, che è un qualcosa di più di quella che sia la cosiddetta e comunemente richiamata alleanza terapeutica. Facciamo una prova insieme. Se noi usiamo la parola terapia e cura, noi molte volte lo usiamo come questi sinonimi. Io curo una persona, io ti ho curato e poi va a vedere invece che abbiamo somministrato un farmaco, abbiamo sottoposto la persona ad un intervento chirurgico, quindi l'abbiamo sottoposto a che cosa? Ad una terapia. La dimensione della terapia rientra in un ambito, la dimensione della cura contempla la terapia ma non si esaurisce nella terapia. Vale a dire che, ragionamento bioetico evidentemente, vale a dire che mentre la dimensione terapeutica è una dimensione cosiddetta ontica, eventuale, di una patologia che si presenta e sulla quale evidentemente bisogna intervenire vuoi con una terapia medica, vuoi con una terapia chirurgica, quella terapia in quanto tale ed eventuale, questo è il passaggio indicato, in una persona che nel pieno delle proprie capacità,
intendere di volere più correttamente la tua volontà di esprimere consapevolezza e coscienziale di quella che è la libertà, se sottoporsi o meno, interrompere o meno, noi nulla possiamo fare se non raccogliere il consenso o il dissenso. La dimensione della cura è altra, la dimensione è quella di una relazione con la persona, in questo caso il paziente, che non è più ontica né ontologica, iscritta nella nostra esistenza umana, che essere nella relazione con l'altro significa assumersi la responsabilità, averne cura e prendersi cura. Sono due orizzonti completamente diversi. Domanda che a questo punto voi mi dovreste fare. Ma alla luce di questa riflessione, il disegno di legge, quale dei due aspetti va a tutelare? Quale dei due aspetti va a prendere in considerazione? Perché è inutile che io faccia la distinzione tra che cosa sia una disposizione e che cosa sia una dichiarazione, se non vado nell'essenza di quello che è la relazione tra me e il paziente. E lì c'è il bonus di una legge che sicuramente è frutto di una mediazione e come tutte le mediazioni ovviamente scontentano un po' tutti, perché viene di conseguenza tra chi evidentemente aveva proposto un disegno di legge, un atteggiamento squisitamente, ufficialmente e chiaramente eutanasico, e chi invece evidentemente nelle sue varie accezioni poteva anche giustificare un trattamento che fosse il tipo di accanimento. Perché c'è un bonus? Perché ci sono due aspetti che dobbiamo andare a sottolineare. Nella stessa legge ci sono due istituti che sono diversi tra di loro. Nella stessa titolazione si parla di consenso informato e si parla di disposizione anticipata di trattamento. Le caratteristiche proprie, mi riferisco a chi in aula è teologo, è giurista e medico, le caratteristiche proprie dell'istituto del consenso informato richiedono la libertà, la piena consapevolezza dello stato di coscienza, l'attualità, l'informazione da parte del medico stesso. Tutte queste caratteristiche, è evidente, non possono essere rappresentate in quello che adesso noi genericamente chiamiamo una sorta di acronimo DAT. Poi entriamo nel particolare. È evidente che le DAT non possono essere libere nel momento in cui si realizzano, non potranno mai essere attuali. Teniamo conto che tutto ciò che possa decidere ora e per allora è di per sé, per definizione, inattuale. È stato pubblicato recentemente, se non ricordo la rivista, proprio il 15 metri a giugno, un aggiornamento per quanto riguarda il cambiamento della ricerca scientifica, non solo, ma anche dell'attività assistenziale, rispetto a quello che accadeva una ventina, 25 anni fa. Bene, immaginate un po' che oggi il sapere scientifico richiede un lasso di tempo che non va oltre i 70 giorni per essere rinnovato. Quindi immaginate che cosa voglia significare che io decida ora, in maniera generica, perché non posso essere altro che in una situazione di genericità di esprimere una mia volontà, per quello che sarà, che di per sé sarà inattuale. E voi mi dite, non è sufficiente questo. Ma il problema è che nella seconda parte, quando si richiama l'articolo 4, che appunto parla di DAT, indirettamente ci si richiama al consenso informato che è riportato invece nell'articolo 1, con delle caratteristiche, delle peculiarità che non possono essere delle DAT, ma sono specifiche proprio del consenso informato. Giriamo pagina e vediamo che al comma 2 dell'articolo 1, quindi consenso informato, si parla che il fondamento tra il medico e il paziente è la relazione di cura. Relazione di cura che viene richiamata poi ugualmente nell'articolo 5, dove si parla di pianificazione condivisa delle cure. Bene, se noi abbiamo come punto di riferimento la relazione di cura e la pianificazione condivisa delle cure, significa che noi stiamo esprimendo un concetto che è fondamentale, che pur sfalsati nelle loro competenze, il rapporto tra medico e paziente si trasforma in una relazione, o più correttamente si caratterizza non per un rapporto in quanto tale, per una relazione di cura. Quindi le due posizioni devono essere equilibrate tra di loro, anche se sono sfalsate per una competenza che è quella del medico, che prevale evidentemente su quella che è la fiducia del paziente. Carta degli operatori sanitari nella relazione di cura è una fiducia che incontra una coscienza. Allora, volendo un po' rendere anche più leggero il nostro incontrarci questo tema estremamente delicato e drammatico, è come se io volessi
costruire una casa, mi vado ad affidare a chi? Ad un architetto, ad un ingegnere, e vado ad imporre all'architetto o all'ingegnere come si debba costruire la casa. Ho delle ragionevoli certezze, ragionevolissime certezze, che dopo quello che avrò indicato io, l'ingegnere o l'architetto, la casa dopo pochi minuti troverà. E che io devo esprimere un desiderio di come si realizzi al meglio un'azione, fermo restando che si rispetti la competenza tecnica del mio stesso. E qui si apre il tema, o si chiarisce ulteriormente, la differenza tra disposizione e dichiarazione. Per un motivo molto semplice, perché se c'è una relazione di cura e se c'è una pianificazione condivisa delle cure, mi viene di conseguenza che io non posso imporre al mio alleato, che è il medico, un'azione che sarà di terapia o un'azione di cura che potrebbe essere contraddittoria addirittura alla tutela della mia salute e della mia vita. E iniziamo a guardare l'altra faccia della medaglia qui. Perché una mia espressione di volontà nella contingenza di una situazione emotiva, di una situazione familiare, di una situazione di grande disagio psicologico, relazionale, clinico, mi potrebbe indurre a indicare dei comportamenti o delle azioni che potrebbero essere controproducenti per me stesso nella contingenza. Chi di voi è medico in questa sala sa benissimo che la volontà, il desiderio di un paziente può cambiare in un brevissimo lasso di tempo, nemmeno di settimane, nemmeno di ore, anche di pochi minuti, dipende anche da chi interloquisce col paziente stesso, nella capacità relazionale, nella capacità empatica, nella capacità di accompagnamento di chi, del medico o dell'operatore sanitario che si fa sentire alleato nei confronti del paziente stesso. Ecco perché però si cercano di trovare delle soluzioni a mitigare questa situazione imperativa, dispositiva, esentando, come veniva chiamato poc'anzi, il medico da responsabilità in ambito civile e penale, purché abbia seguito linee guida o una pratica. Quali sono le buone pratiche? Dobbiamo anche intenderci, se volete potremmo parlare di ore, che cosa si intenda per buone pratiche. Buone pratiche intende molto largo. È un termine eticamente ed emotivamente molto coinvolgente, dobbiamo capire quali siano queste buone pratiche, ma lasciamo stare questo aspetto. È evidente che la funzione della disposizione finisce con essere in contraddizione col secondo comma dell'articolo 1 che parla di relazione di cura ed è in contraddizione con l'articolo 5 che parla di pianificazione condivisa delle cure, perché delle due l'una. Se c'è una relazione di cura, mai ci potrà essere una disposizione. Se c'è relazione di cura, e lo dice la legge stessa, ne viene di conseguenza che non possiamo essere altro che alleati. E qui siamo un altro tipo di discorso, perché quando sempre nell'ambito dell'articolo 1, evocato indirettamente dall'articolo sulle date, si dice che alcuni, forse sto anticipando qualche riflessione che verrà dopo, in merito a nutrizione e dotazione artificiale, e lì c'è anche la criticità di definire ciò che è un trattamento sanitario e ciò che è una cura. Il trattamento sanitario e la cura, in questo gioco di parole, trovano comunque, se lo vogliamo dire tutta, il coinvolgimento di un personale sanitario. Anche le cure palliative hanno bisogno di un personale che sia competente in ambito sanitario. Allora mi si deve anche chiarire a questo punto perché alcuni trattamenti vengono aggettivati come sanitari e si richiama in maniera specifica. Poi sarebbe interessante ricordare la sentenza della Corte Costituzionale su questo. Ed è stato anche il motivo per il quale fu bocciata una parte della legge 40 dove si parlava di 3 e non più di 3 embrioni. Perché la Corte Costituzionale disse che il legislatore non può indicare in maniera precisa, puntuale, degli interventi che sono ascrivibili non solo alla relazione tra le persone, ma quello che è sapere della scienza stessa. Ritornando quindi sui propri passi, se io vado a dare una disposizione in termini di trattamento sanitario e in termini di non trattamento sanitario, io sto imponendo anche una classificazione a delle procedure che non sono assolutamente classificabili. Voi mi direte, ma la società italiana di nutrizione e idratazione ritiene che le stesse siano dei trattamenti sanitari e non delle cure palliative. Non so se questo sarà argomento che
caratterizzerà qualche ulteriore riflessione successiva, un momento soltanto prima che tutto si alzi, perché il nostro momento può essere creato, perché poi da stamattina pure qualche cosa devo dire, anche questa possibilità ulteriore. Allora, ecco perché c'è questa difformità tra dimensione, disposizione e dichiarazione. Io ho presentato degli emendamenti, adesso non me ne voglia qualcuno, ma li ho presentati non in maniera massiva, ne ho presentati tre. Però questi tre emendamenti, ben vero, vanno un po' a modificare in maniera sostanziale il testo, non perché a livello di pregiudizio voglio orientare, perché mi attengo a quello che è richiamato nel disegno di legge. Se si parla di relazione di cura, non c'è spazio nella disposizione, c'è solo spazio per una dichiarazione. Ricordiamo l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, richiamiamo il Comitato Nazionale per la Bioetica, richiamiamo tutte le interpretazioni che parlano appunto sempre di non di una espressione di volontà, ma di un desiderio che trova i due soggetti coinvolti, medico e paziente, veramente alleati. E se noi riteniamo che l'alleanza è un'alleanza di cura, io e te camminiamo insieme, e insieme nella procedura migliore. Ultimissima, se prima era l'ultima, era la penultima, questa è l'ultima davvero riflessione. Credo che uno dei rischi di qualsiasi legge che voglia trattare temi cosiddetti eticamente sensibili, in questo caso fine vita, è quello di voler rientrare a normare oltre l'ultima soglia. Io credo che noi ci dovremmo fermare alla penultima. Perché la penultima? Perché non me ne vogliono i relatori che mi hanno preceduto. Io in qualsiasi tipo di incontro su queste tematiche non richiamo mai casi singoli, casi emotivamente che possono essere coinvolgenti, perché il legislatore non può legiferare su casi singoli, perché se sono stati tre, sono, ricordo bene, il caso Bergamini e l'altro, sono 4-5 casi che sono arrivati all'onore della cronaca, ma chi svolge attività medica sa che ogni caso è un caso singolo e unico di per sé. E ne dire di conseguenza che dobbiamo parlare di principi generali, perché altrimenti se iniziamo a parlare di casi singoli ne viene di conseguenza che dovremmo legiferare su tanti casi singoli. In medicina non si può andare avanti così per legiferare su casi singoli, perché altrimenti rischieremo di sortire gli effetti opposti, perché qualcuno comunque verrebbe a trovarsi escluso. Grazie. Competenza scientifica del senatore Romano rappresenta anche una grossa competenza filosofica, e però voglio dire, i relatori, gli illustri relatori hanno già in parte risposto alle altre due domande che avrei voluto fare, per cui meglio così e ci siamo portati avanti. In particolare, allora, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'espressione disposizioni del titolo del disegno di legge, siamo d'accordo che è un'espressione sbagliata. Siamo d'accordo che l'alimentazione e l'idratazione artificiale, così come prevista dalla comma 5 dell'articolo 1, sia sbagliata, perché il divieto di alimentazione e di idratazione artificiale come trattamento sanitario. È sbagliata l'espressione trattamento sanitario, l'alimentazione e l'idratazione non sono un trattamento sanitario, ma sono un presidio vitale. Ma questo non lo dice Luca Busson di Rovigo, che uscendo da quest'aula è il signor nessuno e per cui la sua parola non conta. E non lo dice neanche il Santo Padre. Questo lo dice il manuale di medicina che dell'Harrison, che 1950, con le 16 edizioni, ultima, la 16ª del 2016, che vi risparmio l'espressione in lingua anglosassone, afferma che l'idratazione e la nutrizione non sono trattamenti sanitari, ma sono presidi vitali. Il trattamento sanitario, come già stato ampiamente e credo chiaramente illustrato dal professor Garbino, dal presidente Gasparri e dal senatore Romano, sono i trattamenti, sono qualcosa di contro la malattia. Le cure
sono tutto ciò che viene fatto per la persona, sono due cose diverse, non devono essere scambiate. E però, e allora.